Attenzione! Che dice? Aquila, colomba e falco nuotano sugli oceani. Guarda lì! Padre, lei è qui. Sono così contento di rivederti. Lo sapevo che non eri morta. Ciao. Oh, sai rianimare una testa? Io non sono sicura di aver capito. Aspetta, dove hai trovato quelle? Quelle frecce. Su, dalle a me, ora. Ma sono un regalo. Fai come dice, ragazzo. Queste frecce sono pericolose. Sono malvagie. Se ne trovi altre, devi distruggerle, hai capito? Mi hai capito bene? Rispondi! Ho capito. Se ne vedo altre, le distruggerò. Non ti chiedo altro, scusa. Ti prego, prendi pure le mie frecce. A me non servono più. Ora, questa testa? Hai la minima idea di chi sia? L'hai ucciso tu? Lui me l'ha chiesto. Ha detto che tu potevi rianimarlo. Io? Sicuro di aver capito bene? Ti prego. Portalo al tavolo. Emily! È da tanto tempo che non pratico le antiche arti magiche. Tienilo fermo, gli do un'occhiata. Beh, per fortuna la testa non è decomposta e il cervello è ancora intatto. Un bel taglionetto. Proprio la sua dovevi tagliare tra tante teste. Spero che sappia quello che fai. Ora immergi la testa nell'acqua e non lasciarla, mi raccomando. Funziona! Fammelo vedere. Mimir, ci sei? Sì. Bene. Tu! Oh, ciao Freya. Da quanto tempo? Ti trovo bene. Quello che ho fatto l'ho fatto per loro. Per quanto mi riguarda, la morte ti si addice di più. Mi inchinerei se potessi, maestà, perdonami.
Se avessi saputo che la strega dei boschi era Freya, non avrei mai suggerito questa idea. Freya, la dea Freya. Neanche tu lo sapevi. Scusami. Quando si saprà che Mimir è libero, l'ira di Odino non si farà attendere. Tu sei una dea. Il capo dei Vanir in passato, ma ora non più. Non ti sembrava importante dirmelo? Tu hai intenzione di rimproverare me per questa cosa? Andiamo, ragazzo. Ma... ora! Non c'è di che? Perché l'hai fatto? Non mi fido di lei. Perché è una dea. Non ti ho insegnato niente. Ci ha aiutato tanto. Ha mentito. Alcuni tengono alla loro privacy. Non giudicare, fratello. Quando vorrò il tuo consiglio, te lo chiederò. Come vuoi. Portatemi al Tempio di Tyr, nel Lago dei Nove, e vi condurrò a Jotunheim. Conosciamo il Tempio. Che c'è lì? L'ultimo gigante di Midgard. Chi è meglio di lui per indicarci la strada? Il Serpente del Mondo. E tu sai come parlare con lui. Certo. Parla una lingua oscura, ancora più antica di queste montagne. Nessuno a Midgard la parla più, tranne me, naturalmente. Davvero? Certo. Non si direbbe dal suo aspetto, ma Jormungandr è un conversatore brillante. Ti ha sputato in faccia? No, parla di Baldur. Dice che nulla può ferirlo. Sì, Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Sono solo vanterie. Tutti hanno un punto debole. Non lui, temo. Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. L'hai già detto, Mimir. Davvero? Da dove viene questo potere? Che io sappia, c'è di mezzo... un incantesimo? Mimir, alcune parti del mio cervello devono ancora riprendersi. Mi ci vorrà solo un momento. Spero che stia bene. Perfetto, attracca al ponte. Non mi hai mai detto perché Freya ti ha sputato in faccia? Beh, lei mi incolpa in larga parte per le circostanze attuali e non ha tutti i torti. Tutto ebbe inizio durante la lunga guerra tra Aesir e Vanir. Prima di allora, gli Aesir vincevano facilmente le guerre, sebbene i Vanir infliggessero spesso danni devastanti. Entrambe le fazioni subirono perdite tremende, e a molti di noi, a dirla tutta, la guerra non piaceva più, era solo uno spreco di vite preziose. Concordi, fratello? Esatto. Era ora di finirla, e infine il più brillante consigliere di Odino volle trovare una soluzione più assennata. Basta con le storie mentre camminiamo. Concentrati sulla strada. Capisco perfettamente. Finirò più tardi. Mimir, prima avevi cominciato una storia. Il consigliere di Odino come cercò di fermare la lunga guerra? Volle negoziare la pace tra gli dei.
Ci volle del tempo, ma alla fine Odino fu convinto a sposare la sua acerrima nemica, una certa dea Vanir, conosciuta non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua padronanza della magia Vanir che Odino aveva a lungo bramato. Freya sposò Odino. E perché lo fece? Lei si sacrificò per proteggere il suo popolo, un atto d'amore. Lei si meritava di meglio, ma naturalmente la storia non si conclude qui. Testa, come parliamo col serpente? C'è un corno su una piattaforma a metà del ponte. Portami lì. Finalmente il corno. Bene, poggiami le labbra sul corno. Fatto erigere quella statua in onore di Thor. E visto che il serpente del mondo decisamente detesta quel grasso spione, forse si sarà stancato di vederlo. Ma non gli fa male? Beh, tra lui e Thor non è mai corso il sangue, va detto. E non andrà meglio. Forse rendersene conto è stato peggiore del pensiero di un ammasso di pietra che gli scende giù per il gozzo. Vuoi che glielo chieda? No, chiedergli solo di Jotunheim. Auguratemi buona fortuna. Jormoin Mimir. Siamo fortunati, amici. Si ricorda di me. Sa della vostra triste perdita e vi aiuterà. Efnium fungo. Curioso. Che succede? Niente di cui preoccuparsi. Che sta facendo? Si assicura che andiamo nella direzione giusta. Ascolta attentamente. Servono due cose per raggiungere la terra dei giganti. Primo, dobbiamo trovare la runa che sblocca il viaggio tra i regni per Jotunheim. Secondo, dobbiamo incidere la runa sul sommo portale. Intendi quello sulla vetta? Esatto. Però i giganti, nella loro infinita saggezza, capirono che non sarebbe bastato un normale scalpello. Solo la punta di uno scalpello magico apre il portale. So dove si trova, non è distante. Sembrava quasi impazzito. Ah, sì. Aveva capito che eravate amici di Odino. Perdonatemi, non ho mai parlato la lingua antica da sobrio. Aspetta, guarda! L'acqua è calata ancora di più. Si vedono molte più torri e statue. Vedo anche nuovi posti da esplorare lungo la costa. Dov'è lo scalpello? Trova una barca e ti ci porterò.
Avete messo paura a quell'alchimista? Cosa avete trovato in giro? Sempre un piacere, ora fuori dai piedi. Ho bisogno dell'alchimista per una cosa che sto creando. I braceri di Tyr, un simbolo di luce che lega insieme tutti i regni. Perché avrà usato quelle strane rune? Ora che lo dici... Non posso leggere nemmeno queste, ma sono diverse dalle altre. Quando arriveremo alla barca, potremmo cercare subito lo scalpello o andare in esplorazione per un po'. Per me va bene qualsiasi cosa tu voglia fare. Incubo! Schifosi insetti! Hai del potenziale, ragazzo. Ragazzo. Signor sì.
Un'altra mappa? Sì. Apritevi le spalle a vicenda nel deposito. Non voglio perdere i miei migliori clienti. Magari più tardi. Non so perché siamo ancora qui. Ci siamo persi. Nah. Che luogo è questo? Potrebbe essere 8 troni. Piantala coi giochetti, testa. Conosci questo luogo? Certo, sono Mimir, l'uomo più intelligente al mondo. Qualunque cosa sia questo posto, sembra importante. Perché non c'è niente di valore qui. Andiamo. Copritevi le spalle a vicenda nel deposito. Non voglio perdere i miei migliori clienti.
Dov'è lo scalpello? Proseguite verso le statue dei rematori, poi passate tra di loro.